Assessore, ci siamo, questi lavori tanto attesi dalla città partiranno. Finalmente partiamo con i lavori della rotatoria di via Campanella e intersezione con la strada del cimitero di Rosciamano e Bellocchi. Ci tengo a dire che questo cantiere è tanto atteso, finalmente iniziamo i lavori. Inizieremo con un cantiere in quattro fasi. La prima fase sarà la realizzazione di questa grande rotatoria, la seconda fase la piccola rotatoria alle mie spalle, poi ci sarà la fase della realizzazione delle ciclabili intorno a queste rotatorie e l'ultima fase sarà quella dell'asfaltatura. Ma andiamo per gradi. Inizieremo appunto con la movimentazione del terreno, si inizierà a vedere qualcosa nella settimana dopo Pasqua, lavoreremo su queste grandi tre aiuole, quindi non ci saranno cambi di viabilità in queste prime settimane, nella prima fase diciamo. In seguito il cantiere quando si sposterà ci riaggiorneremo appunto sui cambi di viabilità, perché ad oggi insomma è un po' prematuro iniziare a dire esattamente cosa cambierà nella circolazione delle automobili. Il costo dell'intervento? L'intervento è il costo totale di circa 500.000 euro e siamo molto contenti di questa rotatoria che mette in sicurezza questa grande intersezione che è diventata con le opere compensative molto molto frequentata e quindi non vediamo l'ora di vedere l'opera realizzata.